Il mistero dei Missing 411. Ogni anno decine di persone scompaiono improvvisamente nei parchi nazionali statunitensi, in situazioni inspiegabili e senza lasciare alcuna traccia. Il detective David Polides, che da decenni studia questi casi misteriosi da lui definiti Missing 411, ha individuato alcuni pattern ricorrenti che, analizzati con un occhio alle antiche tradizioni, sia europee che dei nativi americani, ci riportano alle credenze del folklore riguardanti i water babies e altre entità feriche dimoranti nel mondo invisibile, cui talvolta si ritiene che l'essere umano, volente o nolente, riesca ad accedere. Talvolta per non fare mai più ritorno nel nostro mondo. L'America e il sovrannaturale, tra realtà alternativa e criptozoologia. Pur non avendo mai avuto, fin dalla fondazione, avvenuta nel 1776, una tradizione religiosa strettamente propria, gli Stati Uniti d'America, più di ogni altro stato al mondo, si configurano come l'area geografica che tra lo scorso secolo e l'attuale ha visto nascere una serie di correnti ascrivibili alla cosiddetta realtà alternativa, che potremmo definire pseudo-religiose. Si tratta di movimenti che, pur non potendo essere catalogabili in senso stretto come religiosi, sono basati su credenze ben precise, condivise dai membri interni, che spesso presuppongono una fede incondizionata nell'argomento, se non addirittura l'aver vissuto in prima persona un'esperienza catalizzatrice della stessa. Il caso più famoso resta ovviamente la religione ufologica, con tutte le sue derive più o meno New Age, dalle abductions alla fecondazione in vitro di ibridi umano-alieni, fino alle più estreme teorie cospirazioniste che parlano di rettiliani e simili. Ma ci sono anche molti altri esempi. La credenza nell'esistenza del Bigfoot o Sasquatch, omologo del più noto Yeti himalayano, il Chupacabras, che molti vogliono responsabile delle cosiddette mutilazioni del bestiame, il Mothman, i cui avvistamenti avverrebbero poco prima di catastrofi inimmaginabili, si dice ad esempio che sia stato avvistato anche prima dell'attacco alle Torri Gemelle, e poi il Diavolo del Jersey e via discorrendo. Molti potrebbero bollare tutto quanto come sciocchezze e superstizioni, roba da fantascienza di serie Z, e potrebbe anche essere vero in molti casi. Tuttavia, una riflessione a mente aperta sull'argomento, e più in particolare, come vedremo, su una tipologia di casi portati all'attenzione del pubblico solo recentemente, potrebbe condurci a ipotesi degne di attenzione. D'altronde, le testimonianze del folklore locale di mezzo secolo fa indicavano che le bizzarre superstizioni di quelli che furono i primi coloni erano ben lungi dall'essere dimenticate e, anzi, ancora sopravvivevano in maniera residuale. Ad esempio, ancora nel 1960 in Ohio si pensava che facendo indossare i propri figli maschi in tenera età abiti femminili si sarebbe impedito ai fairies di rapirli. Una credenza senza dubbio importata in America da immigrati irlandesi. Ancora nell'Ottocento, dunque, i Pleasant americani consideravano responsabili delle sparizioni di bambini proprio i fairies. E a tal riguardo, il caso più famoso è quello dei rapimenti di Dubuque, nell'Iowa, avvenuti nel 1886. Vale anche la pena di notare come, da sempre, l'area statunitense ben si presti ad un processo di sovrannaturalizzazione dell'ignoto. Nello stato di New York nacque Charles Fort, indagatore dell'inquietante e dello straordinario, così come pure John Keel, alfiere insieme al francese Jacques Vallée della cosiddetta ipotesi parafisica, di cui ho parlato anche nell'ultimo episodio dell'Almanacco del Mistero. L'America diede anche i natali a Richard Shaver, le cui schizofreniche visioni gettarono i lettori di Amazing Stories nel panico più totale. Il cinema e la televisione, da parte loro, hanno cavalcato l'onda della febbre del sovrannaturale. Si pensi solo a due dei serial più di successo degli anni 90, come Twin Peaks e X-Files, fino al più recente True Detective. Ma anche molto tempo prima dell'era moderna, la forma mentis dell'uomo americano doveva avere una particolare predisposizione per il sovrannaturale, sin dai tempi dei trapper e delle frontiere. Le tracce residue del folklore delle nazioni da cui i primi coloni provenivano in cerca di fortuna, spesso paesi come l'Irlanda, la Scozia e la Germania, andarono a mischiarsi con il corpo mitologico delle popolazioni native,
il quale pullula letteralmente identità feriche, simili ai feris europei e di altri esseri mitici, difficilmente inquadrabili da una prospettiva europea come il Wendigo e lo Skinwalker. Demoni del folklore autoctono questi, che negli ultimi anni hanno anche ispirato alcuni dei racconti di un nuovo genere di realtà alternativa, le leggende urbane del mondo di internet, le creepypasta. Il caso Missing 411. Migliaia di persone svanite nei parchi nazionali degli Stati Uniti. La dicitura Missing 411 è un'etichetta inventata da un detective di nome David Polides, che dopo una carriera ventennale, 1977-99, nelle forze dell'ordine americane, ha scritto ben 8 libri sull'argomento, da cui sono stati tratti per ora 2 documentari, usciti nel 2017 e nel 2019. Nel calderone dei cosiddetti Missing 411, secondo Polides, vanno a ricadere tutti quei casi di persone scomparse all'interno dei parchi nazionali del territorio statunitense, la cui causa di scomparsa, o di morte nei casi, non molti, in cui il corpo venga ritrovato, non sarebbe ascrivibile né a un atto personale, un tentativo di suicidio, per esempio, né a un'azione violenta esterna, un'aggressione da parte di terzi o di animali selvatici, né ad altre ipotesi comuni, assideramento, annegamento, eccetera. Si tratterebbe letteralmente di migliaia di casi senza risposta. Inizialmente, Polides dovette pensare che dietro a molti di questi casi ci fosse la presenza del Bigfoot Sasquatch, altrimenti non avrebbe dato vita al gruppo di ricerca North America Bigfoot Search, di cui si è autonominato direttore, né avrebbe scritto 2 libri sull'argomento pubblicati tra il 2008 e il 2009. In alcuni casi, il più famoso dei quali è quello di Jared Atadero, effettivamente si parla di peli trovati addosso ai cadaveri che, analizzati dalla scientifica, non risultavano essere né di un essere umano né di altri animali conosciuti. Tuttavia, successivamente il detective si accorse che molti casi non potevano essere spiegati adducendo l'esistenza di un abominevole uomo delle nevi, anche perché non in tutte le aree geografiche in cui si sono verificati i Missing 411 sembrano esserci credenze o avvistamenti dello stesso. L'area più interessata degli avvistamenti del Bigfoot è quella della costa occidentale. Cominciò così a raccogliere centinaia di sparizioni da considerarsi inspiegabili secondo la logica razionale, anche se esse non combaciavano con l'ipotesi Bigfoot. Nacque così un archivio immenso di casi che ben potrebbero essere studiati dall'agente Fox Mulder e dalla collega Dana Skelly o, in alternativa, da Russ Cole o Marty Hart. Durante il lavoro di catalogazione, Polides si rese conto di certi pattern che sembravano ritornare nella stragrande maggioranza dei casi. Uno di essi era la prossimità della persona scomparsa a un corso d'acqua o a uno specchio d'acqua, ed in nessun caso la vittima era stata trovata annegata. Si notò anche che, in seguito alle sparizioni, la situazione meteorologica sembrava mutare all'improvviso e, sempre in peggio, dando vita a tempeste, piogge e nubi di nebbia, quasi come se una forza aliena volesse impedire il buon esito delle ricerche, potere che nel folklore è solitamente attribuito alle streghe e ai demoni. Molti di questi casi, inoltre, sono avvenuti in prossimità di massicci rocciosi, come per esempio quello granitico dello Yosemite, facendo sorgere inquietanti collegamenti con il romanzo, poi reso film, Picnic a Hanging Rock. Le orme delle persone scomparse, talvolta, proseguivano per un certo tratto di strada, per poi interrompersi di colpo, come se esse si fossero letteralmente volatilizzate. Anche gli identikit delle persone scomparse senza lasciare traccia seguono dei criteri apparentemente precisi. Si tratta soprattutto di bambini, a volte anche molto piccoli, 2 o 3 anni, ma anche di persone con una qualche disabilità fisica o mentale, o all'opposto, individui molto dotati o da un punto di vista psichico, come scienziati e ricercatori, o da un punto di vista fisico, come scalatori e anche trekker esperti. Polides nota anche che non di rado tra i membri della famiglia dei rapiti figurano militari o religiosi, proprio come si vede in X-Files e Twin Peaks da una parte e in True Detective dall'altra. Nella serie di Carter, infatti, gli addotti sono prelevati dagli alieni a causa di uno scellerato patto della classe politica e militare. In quella di Lynch e Frost, l'aeronautica indaga sulla Loggia Nera e dello stesso maggiore Briggs a essere rapito nell'altra dimensione. In True Detective, infine, i sacrifici rituali sembravano gravitare intorno alle scuole religiose disseminate sul territorio.
Cosa incredibile a dirsi, a volte, i bambini più piccoli vengono ritrovati dopo giorni di ricerche andate a vuoto, ad una distanza anche di decine o centinaia di chilometri che mai avrebbero potuto percorrere. In questi casi, inoltre, i piccoli non presentano ferite di alcun genere e i loro vestiti erano stranamente lindi, anche se durante il lasso di tempo delle ricerche il meteo non era stato clemente. C'è infatti da considerare questo particolare. Sebbene il più delle volte le persone spariscano letteralmente nel nulla per non essere più ritrovate, in una minore percentuale dei casi le persone scomparse vengono ritrovate, morte o vive che siano. Quando sono ritrovate in vita, appaiono sempre in uno stato di semi-incoscienza e quasi di torpore, con qualche linea di febbre. Il più delle volte vengono ritrovate a una grande distanza dal luogo della sparizione e di solito non sanno spiegare dove siano stati né cosa abbiano fatto durante quel lasso di tempo. Sconcertante è il caso di Steven Kubacki, avvenuto nel 1977. Impegnato in un'escursione sciistica sul lago Michigan, scomparve improvvisamente per poi ricomparire solo 14 mesi dopo in Massachusetts, a oltre 1000 km di distanza, senza alcun ricordo. Anche Danny Filippidis sparì mentre stava sciando. Si trovava nello stato di New York e di colpo ricomparve in California a circa 5000 km di distanza e con ancora gli sci ai piedi. Ambienti sotterranei e toponomastica infernale. Sebbene molti suggeriscano l'ipotesi extraterrestre, le testimonianze di alcuni ricomparsi, soprattutto bambini, sono più facilmente ascrivibili alla pista folclorica. Alcuni sostengono di essere stati portati sottoterra in un ambiente che sarebbe rimasto luminoso per tutto il tempo del loro rapimento, nonostante fuori, in superficie, giorno e notte si alternassero. Testimonianze simili non possono che collegarsi alla tradizione folclorica del piccolo popolo, una progenie mitica e semimateriale che dimorerebbe invisibilmente in una dimensione sotto o dietro la nostra, presente sia nel folklore importato dall'Europa che in quello dei popoli nativi dell'America settentrionale. Gli accessi al loro mondo segreto sarebbero proprio posti nella profondità delle aree boschive, in grossi alberi o caverne sotterranee, e secondo tutte queste tradizioni antiche, essi rapirebbero gli esseri umani per condurli nel loro mondo sotterraneo, dal quale solo una piccola percentuale delle volte riescono a fare ritorno. Vale la pena sottolineare come una certa percentuale di sparizioni avvengano in aree geografiche considerate tabù dalle popolazioni native, perché ritenute la dimora di spiriti pericolosi. Numerose sparizioni avvengono in zone segnate da una toponomastica piuttosto indicativa. Una di queste è Devil's Head, in Colorado, dove scomparvero molti, tra cui, ironia della sorte, il teologo Maurice Dametz, che, prima di volatilizzarsi nel 1981, mise nero su bianco la sua convinzione sulla venuta prossima avventura dell'Anticristo. La piccola Ana scomparve nello stato dello Utah, a pochi chilometri dal promontorio denominato Devil's Slide, per la sua particolare forma a scivolo. Alfred Beilharz, di 5 anni, svanì nel 1938 sul Devil's Nest delle Montagne Rocciose, in Colorado. Tali denominazioni, il più delle volte, derivano dal processo di cristianizzazione di miti del folklore autoctono, che evidentemente consigliavano prudentemente di evitare questi luoghi. In ciò si deve evidenziare un altro parallelismo con la tradizione gaelica, secondo la quale i rapimenti dei Fairies avvengono per lo più nei luoghi fatati, indicati come tali anche dalla toponomastica, quali ad esempio tumuli funerari risalenti al Neolitico o antichi forti megalitici in rovina. I rapimenti dei Fairies e le iniziazioni dei bambini. In piena linea con le percentuali dei Missing 411, sia la tradizione folclorica gaelica che quella amerindia menziona come vittime predilette di rapimenti i bambini. I nativi, tuttavia, generalmente, almeno fino a qualche generazione fa, non se ne preoccupavano, in quanto ritengono che questi rapimenti servano da iniziazione ad alcuni membri del clan, che fin dalla tenera età verrebbero scelti dagli spiriti guida per perpetrare la tradizione sciamanica ancestrale. Gli indiani Choctaw, ad esempio, raccontano del rapimento di un bambino di 3 anni che vagava per i boschi. Allontanatosi troppo dal villaggio, Kowi Anukasha, il vigilante del popolo delle foreste, lo agguantò e lo condusse lontano, nella caverna dove il popolo nascosto abitava.
Si racconta che la caverna dove lo spirito condusse il bambino fosse alquanto lontana dai luoghi abitati dalle comunità tribali, al punto che i due dovettero viaggiare a lungo, superare diverse colline e guadare numerosi corsi d'acqua. In questo luogo il bambino fu iniziato alla conoscenza sciamanica, quindi è rimandato incolume nel nostro mondo. Ancor più sorprendentemente, la tradizione delle isole britanniche, per esempio il trattato del reverendo Kirk, The Secret Commonwealth, lascia intendere che oltre ai bambini, anche i deboli di mente, o per dirla forse secondo il nostro spirito del tempo, le persone disabili, siano più portate ad avere contatti con questo popolo segreto. Secondo una credenza collezionata da Evans Wentz, essi sarebbero addirittura discendenti dei Fairies stessi. In questa categoria, secondo Politz, vanno incluse anche le persone con anomalie genetiche molto rare. In un caso verificatosi in Arizona, ad esempio, sparirono due sorelle affette da un disturbo osseo estremamente raro che colpisce circa una persona ogni 3 milioni. In quanto alle persone di genio, nella tradizione irlandese si dice che vengano rapite e tramutate dai Fairies in esseri dotati della loro stessa semifisicità. Anche quanto si racconta sulla morte dello stesso reverendo Kirk, ovvero che mentre passeggiava nottetempo presso una collina fatata fosse stato rapito dalle fate e trasportato istantaneamente nel loro mondo, sembra confermare questa terza predilezione dei rapimenti. I suoi parrocchiani e la popolazione di Aberfoyle sostennero che il suo cadavere non fu mai ritrovato e giunsero alla conclusione che le fate, irritate dalla rivelazione dei loro stessi misteri, lo avevano trascinato giù, sottoterra, a vivere in quella loro città sotterranea pervasa da una luce verde. E là attenderà prigioniero del sogno fatato fino agli ultimi tempi quando tutti i sogni verranno dissipati. Alcune persone scomparse nei Missing 411 sembrano infatti dileguarsi letteralmente nel terreno, quasi siano improvvisamente aspirati sottoterra da una forza sovrannaturale. Ci sono stati degli episodi con testimoni visivi di queste sparizioni improvvise, i quali hanno detto che mentre la persona spariva letteralmente sottoterra da un momento all'altro, alcuni vestiti o accessori degli stessi rimanevano a terra, in superficie, per esempio le scarpe o l'orologio. Alcuni bambini che sono stati ritrovati vivi e incolumi dopo giorni di infruttuose ricerche presentavano i vestiti al contrario, come ribaltati. E forse vale qui la pena di notare come un leitmotiv del folklore europeo, ma non solo, vuole che ci si possa liberare dall'influenza di queste entità e fuggire dal loro regno sotterraneo proprio rivoltando al contrario i propri abiti. Ci sono alcuni casi in cui i bambini ritrovati sostengono di essere stati rapiti e condotti sottoterra da una sorta di orso o grosso lupo umanizzato, che avrebbe provveduto al loro sostentamento fino alla liberazione, e molti hanno visto in ciò una prova a favore dell'ipotesi Bigfoot. Tuttavia, noi, da parte nostra, ci limitiamo a ricordare che nel folklore dei nativi americani della fascia subartica esiste una vera e propria tradizione di persone rapite dagli spiriti aiutanti che si presentano a loro sotto forma di orso, lupo o altri animali ancora. Questi spiriti zoomorfi, che ricoprono lo stesso ruolo e la stessa funzione riconosciuta agli spiriti maestri nello sciamanesimo austroasiatico e mongolo-siberiano, attendono il periodo invernale per rapire i neofiti e per poi rilasciarli una volta trasformati in sciamani. Anche altre leggende del folklore autoctono presentano sensazionali corrispondenze con i casi studiati da Politz. Gli eschimesi Yupik, ad esempio, raccontano di umani che sono andati a vivere nella dimora sottomarina delle foche, che si rivelano essere persone di dimensioni diverse, una sorta di fairyland sottomarina e zoomorfizzata, insomma. Nella cerimonia di mezzo inverno degli Irochesi, i membri della confraternita delle facce false sono ritenuti essere imitazioni delle facce sole, entità spirituali e terrifiche che vagano nel profondo delle foreste ai margini estremi del mondo. Si dice che il loro capo viva ai confini della terra, ovvero al limite estremo del mondo, in quella zona remota e misteriosa in cui il mondo ordinario e quello soprannaturale si confondono e si intersecano. Si pensa che sia proprio in questo limite estremo che i neofiti vengono rapiti dagli spiriti in vista dell'iniziazione sciamanica. I Water Babies nel folklore amerindio. Ancora più notevoli sono le corrispondenze, sempre con il folklore dei popoli nativi, per quanto riguarda il grandissimo numero di casi di persone scomparse improvvisamente nei pressi di un qualche luogo acquatico, fiume, lago o fonte che sia.
Jack Hill, analizzando i suoi X-Files parafisici, giunse alla conclusione che uno dei tratti peculiari dell'entità che tentava di decifrare era quello di apparire pressoché sempre in prossimità dell'acqua, laghi, ruscelli, stagne, riserve naturali. I casi raccolti da Polides, in ciò, sono pienamente ascrivibili a quelli analizzati dalla scuola Kill Valley, che tentò di coniugare le antiche credenze del folklore con i moderni avvistamenti alieni e incontri con altre entità della realtà alternativa e della criptozoologia, come il Sasquatch e gli altri esempi da noi menzionati sopra. Andando a ritroso nel folklore nativo, infatti, anche in questo caso scopriamo che sono molteplici: Choctaw, Paiute, Shoshone, Washo, Achumawi, Cahuilla, Cupeno, Lauseno, Serrano, Yokuts, Salish. Le tribù dimoranti nei parchi nazionali interessati dei Missing 411, la cui tradizione mitica contempla l'esistenza di misteriosi esseri sottili denominati comunemente Water Babies, o Water Spirits, o Rock Babies, considerati enigmatici e pericolosi. Sono detti abitare le sorgenti d'acqua, gli stagni e tutti i tipi di corsi d'acqua, dal fiume al ruscello. Solitamente appaiono alle proprie vittime sotto sembianze infantili e ne richiamano l'attenzione piangendo. Rispondere alla richiesta d'aiuto equivarrebbe a scomparire immediatamente, trascinati dai Water Babies nel loro regno subacqueo. D'altro lato, essi sono considerati grandi spiriti aiutanti e si attribuisce loro il potere di aumentare i poteri sciamanici dell'individuo rapito. I Choctaw li chiamano Okwa Naholo, letteralmente la gente bianca dell'acqua, e li descrivono con la pelle bianca, ma rivestita di scaglie come quella dei pesci, e credono che rapiscano gli umani e li trasformino in esseri della loro specie. Come i fairies della tradizione europea, anche i water babies americani sono responsabili del rapimento di infanti e della loro sostituzione con una immagine perdurante, un changeling. Il folklore Cherokee tramanda di esseri denominati Hat-en-na o water grizzlies, che vivono sul fondo dei fiumi e non vedono l'ora di rapire qualcuno, preferibilmente un bambino. Individuata la preda, la colpiscono istantaneamente con un dardo invisibile, ben conosciuto anche nel folklore europeo e in verità in tutto il mondo. Quindi ne portano il corpo sott'acqua per banchettare. Talvolta, in sua vece, viene lasciato un changeling o un doppio ombra, che tuttavia, dopo 7 giorni, svanisce del tutto. Curioso anche qui il collegamento apparentemente paradossale con il plantigrado, dal momento che gli spiriti acquatici vengono chiamati dai Cherokee Water Grizzlies. Ancora una volta ci viene in soccorso la tradizione nativa, secondo la quale, tra gli Apache e gli altri gruppi tribali, l'orso era considerato un animale totemico, connesso con il potere e la sacralità delle acque, anche perché, con il suo letargo, simboleggiava la rinascita e il rinnovamento. In California era considerato il creatore dei geyser. È sempre netto il suo rapporto con il mondo sotterraneo, oltre che con gli ambienti acquatici. Si dice che i dottori orso, Bird Doctors, vale a dire gli sciamani che derivavano i propri poteri dal suo aiuto, potessero trasformarsi in orsi immergendosi in certe piscine naturali sacre. Ad ogni modo, comunque si manifestino, la presenza di questi demoni acquatici all'interno dei più svariati racconti mitici dell'intero territorio nordamericano, dall'area subartica fino al Messico, è impressionante. Essi sono già presenti addirittura all'interno della tradizione olmeca, risalente almeno al 1500 a.C., denominati Shanex. Vengono descritti come vecchi nani con la faccia da bambino e si dice che dimorino nelle cascate e, più in generale, nella natura selvaggia. Non solo possono causare la pazzia in chi li incontri, ma si dice addirittura che siano in grado di suscitare la pioggia a comando, il che è estremamente interessante se pensiamo ai rivolgimenti meteorologici improvvisi nei Missing 411. Addirittura, nella tradizione fuegina, all'estremo meridionale delle Americhe, viene menzionato uno spirito invisibile denominato Takatu, che naviga giorno e notte in canoa sui corsi d'acqua e, non appena trova delle persone sole all'interno di un'area boschiva, senza troppi complimenti, li rapisce sulla sua imbarcazione e li porta molto lontano da casa. Il caso John Doe e la nonna robot. Esiste un file Missing 411 che alza sensibilmente la posta in gioco, creando forse una sorta di collegamento tra la tradizione di fairies di cui si è detto e le cosiddette abduction aliene, e portandoci quindi dall'ipotesi folclorica a quella parafisica, in linea con gli studi di Valley e Kill. Si tratta del caso di un bambino anonimo, il file infatti registrato come John Doe, di 3 anni e mezzo, scomparso improvvisamente il tardo pomeriggio del 1 ottobre 2010 durante un campeggio nei pressi del Monte Shasta.
luogo peraltro prediletto da vari filoni della realtà alternativa, che lo vedono a volte come il rifugio della razza Sasquatch e a volte perfino come una colonia di lemuriani, forse equivalenti ai giganti, che secondo il folklore nativo un tempo abitavano il massiccio e tutta l'America settentrionale. Il piccolo John stava parlando col padre, da cui distava a pochi metri, e all'improvviso era scomparso. Per 5 ore ogni ricerca fu inutile. Poi, di colpo, John riapparve su un sentiero a breve distanza dal campo, che era già stato più volte battuto. Appariva intontito, quasi in uno stato sognante, e non avrebbe parlato per settimane di quello che gli era accaduto in quel lasso di tempo. E quando si decise a farlo, terrorizzò l'intera sua famiglia. Raccontò infatti di essere stato rapito e portato all'interno di una montagna in una cavità sotterranea da una sorta di doppelganger della nonna Katie, che per poco, udendo l'assurda testimonianza, non svenne. Questo doppio dell'anziana progenitrice l'avrebbe condotto nelle profondità abissali fino ad arrivare in una stanza buia e stretta piena di ragni e di umanoidi robotici immobili. Motionless Humanoid Robots. Sul pavimento erano disseminate borsette e portafogli insieme a vari tipi di armi. Impaurito, guardò meglio la nonna Katie e si accorse che non era realmente lei, ma piuttosto una sorta di riproduzione robotica o un manichino plasmato sulle sue sembianze. Notò anche una spettrale luce rossa provenire dalla sua testa. Dopo aver rifiutato di compiere azioni disgustose, la nonna desistette e lasciò andare il bambino, che ricomparve improvvisamente esattamente nel punto in cui era scomparso. Ma prima di far tornare il bambino in superficie, gli svelò un segreto. Sei stato impiantato nel grembo di tua madre. Tu sei originario dello spazio. Si aggiunga inoltre che la vera nonna Katie, scioccata dal racconto udito, raccontò di aver passato anche lei una notte sul luogo dove il bambino scomparve e di essersi inspiegabilmente risvegliata al mattino fuori nella sua tenda, con il viso premuto nella terra e una sorta di puntura rossa dietro il collo. L'ultima cosa che ricorda della notte precedente, afferma nonna Katie, sono un paio di occhi rossi che ci fissavano nell'oscurità. Anche il suo accompagnatore presentava la medesima puntura ed entrambi, per tutto il giorno, si sentirono a pezzi come malati. Succede lo stesso sia nella letteratura folclorica dei Fairies, l'incontro coi quali sembra prosciugare letteralmente le energie dei malcapitati, sia nel caso di incontri ravvicinati alieni, dove i sintomi più ricorrenti sono congiuntivite, gola secca, emicrania e dolori muscolari in tutto il corpo. Ipotesi parafisiche. C'è materiale a sufficienza per inquadrare questo Missing 411 come un vero e proprio X-File, perfetto nelle sue stranezze e contraddizioni nel corroborare la già menzionata ipotesi parafisica che abbiamo menzionato prima. Proprio su queste stranezze, la scrittrice Janet Bord dice: «Gli esseri umani generalmente agiscono con uno scopo e si aspettano che anche altre creature si comportino allo stesso modo. Ma è possibile che questo concetto non sia comune a esseri provenienti da un altro mondo». Mentre John Keel, che ha una visione ben più pessimista, considera questa entità alla stregua di vampiri energetici. D'altronde, i punti di contatto tra tradizione folclorica e mitologia ufologica sono riconosciute dallo stesso Keel, il quale nota che gli avvistamenti di UFO sembrano manifestarsi in determinate finestre che nelle valli dell'Ohio e del Mississippi tendono a concentrarsi intorno ai tumuli funerari indiani o in prossimità di antichi siti archeologici, vale a dire i luoghi fatati per antonomasia nella tradizione scoto-irlandese, ad esempio. In più, bisogna dire che, sebbene possa sembrare strano, la natura per così dire robotica o comunque artefatta delle entità di tipo Fairies è documentata anche nelle tradizioni antiche, oltre ovviamente alla capacità di prendere le sembianze di determinate persone. Il reverendo Kirk, alla fine del XVII secolo, scriveva che queste entità, se hanno accessi di divertimento e di allegria, è come il ghigno fisso di una testa di morto, o piuttosto come se lo rappresentassero sul palcoscenico e venissero mossi da qualcun altro piuttosto che provenire dall'intimo sentimento di loro stessi. E una testimonianza irlandese riporta che essi sembrano soldatini. Si sa che non sono esseri viventi come lo siamo noi. I Fairies apparirebbero così, in un certo modo, alla stregua di marionette, burattini misteriosamente fatti muovere da un agente invisibile esterno, di cui sarebbero una sorta di maschera. Dal canto loro, gli araucani della Terra del Fuoco notano la somiglianza delle entità sottili che nella loro tradizione hanno il dominio sull'acqua con dei manichini.
Per chiudere il cerchio, forse è utile riportare una scena del film Communion, tratto dal libro autobiografico di Whitley Strieber, in cui gli alieni che lo rapiscono appaiono in tutto e per tutto simili, da una parte, ad alcune categorie feriche del folklore sia americano che europeo, e dall'altra, alle entità pseudorobotiche del caso John Doe. Cosa pensare di tutto ciò alla luce di quanto abbiamo detto? Limitiamoci per concludere questo viaggio allucinante a citare un ultimo personaggio protagonista di questa sarabanda di enigmi, il reporter statunitense Brad Steiger. Steiger passò anni nella natura incontaminata dei parchi nazionali americani, raccogliendo testimonianze di persone che sostenevano di essere entrati in contatto con entità spirituali di qualsiasi tipo. Elfi, angeli e cosmonauti spaziali giunti dall'altrove. Ne nacque un libro, The Divine Fire, dato alle stampe nel 1973, fondato su una intuizione. Le entità, qualunque fosse il loro aspetto esteriore o la loro presunta origine, seguivano sempre lo stesso copione e recitavano puntualmente la stessa parte. E tutto questo ha un senso se pensiamo che l'Arcangelo Gabriele e l'uomo falena, come conclude beffardamente John Keel, sono fratelli. Anche questo mistero resterà tale ancora a lungo, ma io per oggi ho finito. Ringrazio Amico Diverte che mi ha aiutato a narrarlo per voi e ovviamente Marco Maculotti che ha scritto l'articolo originale da cui ho tratto il testo. Io sono il fantasma del web e se questo video vi è piaciuto mettete like, commentatelo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per sapere sempre quando ne arriverà un altro. A presto!